Ciao a tutti! Oggi prepareremo la colomba di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, lievito di birra fresco, zucchero, uovo, sale, olio, pomodorini ciliegini tagliati a metà, pomodorini gialli tagliati a metà, sale, pepe, scamorza, mozzarella e pesto di basilico. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, l'uovo e il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Riallargare l'impasto con le mani formando un rettangolo. Farcire con il pesto e livellare, mettere i pomodorini, condire con un po' di pepe, un pizzico di sale. La scamorza, la mozzarella ed arrotolare formando un cilindro. E posizionare su uno stampo per colomba da 1 chilo. E schiacciare bene. E lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, mettere sulla superficie i pomodorini. E spennellare la superficie con un'emulsione di acqua e olio. Spolverizzare con l'origano. E cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La colomba è cotta, serviamola. Colomba di pizza. Grazie e alla prossima ricetta.